Amici della Tribuna Sportiva, bentornati in questo penultimo appuntamento nel mese di novembre con il nostro rotocalco settimanale. E come promesso lo state vedendo direttamente, siamo nel nuovo studio. Un passo alla volta, proveremo a tornare alla normalità. Anche questa sera sarò da solo insieme ai tecnici qui in studio ad Antenna del Mediterraneo con il nostro regista Peppe Maniscalco, ma naturalmente, come vedete, lo studio è nuovo di zecca e speriamo presto di poter ospitare qualche ospite per disquisire sempre più quanto accade all'interno dei campionati come consuetudine, Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Sicuramente un'altra puntata straordinaria e quindi, come consuetudine, gettate il telecomando e godetevi questa serata di sport. Partiamo subito perché c'è tanta carne al fuoco, arriva la solita e consueta grafica grazie al nostro Peppe Maniscalco e cominciamo dalla quarta serie, come detto, giornata importante, la dodicesima, la penultima del mese di novembre con 10 gare al via e 5 vittorie interne, 3 vittorie esterne e 2 pareggi. Striminziti i gol in questa settimana, come vedete, 17, il totale sale a 288. Pensate un po', le prime 4 gare si sono chiuse con il minimo sforzo, massimo risultato e poi qualche gol in più a Licata e come vedete a San Luca, un solo 0-0, quello fra Troina e San Cataldese. Era la giornata del big match del Morra, la Gelbison, dopo la splendida prova a Sant'Agata di Militello, anche se la formazione di Giampano non aveva demeritato, riceveva in casa la formazione della Cavese. E a proposito di questo, diciamo che il leitmotiv di questa sera sarà la tua squadra ti dà, la tua squadra ti toglie e lo scopriremo nel corso della serata. Intanto, come consuetudine, andiamo a vedere il focus per quanto riguarda questo campionato di Serie D, naturalmente giornata prestigiosa, importante, Aldino Liotta. Il Licata ospitava la Cireale. Vediamo com'è finita. Questa sfida che si apre con l'immediato vantaggio a Cese dopo 5 giri di orologio, il tracciante profondo in becca Samarola, stop di destro e tocco di testa a scavalcare Moschella, 0-1 a Cireale, segna sempre Capitan Samarola al quarto d'ora, risposta ligatese, inizia lo show di Samakei, lob per poco non diventa un assist per Minagori, 5 minuti più tardi lo stesso Minagori scarica per Candiano che spalanca l'orizzonte a Samakei, attacca la profondità in mezzo a 3 maglie a Cese. Miracolo di D'Alterio in uscita al 25esimo, ci prova Candiano con la specialità della casa, il tiro a giro sul piazzato non inquadra però lo specchio della porta, alla mezz'ora ancora Licata che preme in avanti, il cross di Cappello allontanato dalla retroguardia a Cese sul quale si avventa Mazzamuto, tiro di rara potenza che chiama al miracolo D'Alterio, ancora chiamato agli straordinari sul tentativo sul finire di frazione, ravvicinato di Samakei, il tuffo plastico del portiere acceso alla propria destra, termina così la prima frazione di gioco a Cireale che chiude in vantaggio grazie alla marcatura di Capitan Savonarola, Licata comunque arrembante. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa che si apre con l'immediato pareggio licatese dopo 4 minuti dal rientro in campo e le due formazioni, Caccetta si divora Cristiani, serve Minagori, eccolo qua il nuovo capocannoniere del girone I di Serie D, settima rete in campionato per Calogero Minagori, classe 2000, non è sazio il Licata che lamenta anche un possibile calcio di rigore per questo intervento scomposto di Cristiani ai danni di Minagori, non accordato al direttore di gara Capriolo al 65esimo, assist delizioso di Candiano che lancia in profondità uno scatenato Samakei, rientra sul destro Samakei, il miracolo ancora una volta di D'Alterio, la risposta è la Cireale al 69esimo con Russo che chiama agli straordinari, Moschella risponde presente, minuto 79, cross velenosissimo alla sinistra di Candiano che si deposita in porta dopo un tocco da parte di un giocatore cese, la ribaltata illicata che all'85esimo ancora con Candiano, spalanca l'orizzonte a Samakei, ci mette la puntina Samakei, 3-1 dei gialloblu e tripudio al Dino Liotta, prova maiuscola dei gialloblu che così in rimonta portano a casa i 3 punti e salgono a quota 19 in classifica, quarta vittoria in 6 partite tra le mura amiche ed un morale a 1000.
Emblematiche le due ultime immagini, quella di Pippetto Romano, diciamo, gettato in aria dai suoi giocatori e soprattutto anche i tifosi del Dino Liotta, che hanno assaporato la quarta vittoria su sei risultati utili positivi e prima sconfitta per la formazione di De Sanso, un De Sanso che stamattina, come consuetudine, dall'alto della sua sincerità, mi ha detto onore e merito alla Licata, anche se noi possiamo recriminare sul fatto che avevamo parecchie assenze e gente come Lodi, come Cristiani Arien, con o qualche altro giocatore, non si possono, diciamo, regalare agli avversari, ma chapeau ad un Licata che sicuramente sta facendo un campionato interessante e come vedete si trova a 19 punti. Pippetto Romano, si arriva alla grafica, stamattina l'ho intercettato anche lui, è certamente il trainer della formazione agrigentina, era molto raggiante, anche se è stata una vittoria cercata, voluta e ottenuta con merito, sicuramente perché era un derby e uno scontro d'alta classifica. Sotto dopo pochi minuti i ragazzi hanno avuto una grandissima reazione positiva e certamente prendere gol dopo 5 minuti, come visto da Savonarola, ci vuole una grande reazione. Felice di allenare un gruppo così straordinario. Queste le parole laconiche di mister Pippetto Romano, che sicuramente si gode i suoi tenori, soprattutto abbiamo ascoltato il calogero Minacori con 7 gol, capocannoniere di questo campionato, ma senza nulla togliere a Samache, Candiano e tutti gli altri. Una squadra, un'orchestra che si muove veramente in modo armonico, una squadra certamente che sta facendo bene, anche se la Cireale, la prima sconfitta stagionale, deve subito guardare avanti perché il campionato è abbastanza lungo, la formazione Acese tra le altre cose in settimana ha pareggiato 0-0 col Trapani, quindi adesso si trova a 23 punti e a un tiro di schioppo dalla Cavese, ma naturalmente si allontana la vetta, ma nulla è perduto. Dicevamo 17 gol totali in questa giornata, quindi abbiamo visto il focus sul derby siciliano, andiamo a vedere tutti gli altri gol con l'unica goal collection di serata. Reel it in, take it easy, there's no need to scream.
Pochi gol ma di pregevole fattura e in questa giornata la dodicesima, sicuramente se torniamo sulla grafica, le squadre calabre hanno fatto man bassa. 5 squadre in questo campionato, 4 hanno vinto. Abbiamo visto il Cittanova con il ritorno a Biancavilla di Gaetano che con Petrucci ha conquistato 3 punti fondamentali. La formazione del Cittanova addirittura la formazione alla 4ª vittoria esterna su 6 disputate, mai un pari in stagione, infatti 7 vittorie e 5 sconfitte. Continuando con il Castrovillari che ritrova ancora una volta Marco Mazzotti che riesce a dare 3 punti preziosi per la prima vittoria interna stagionale della formazione di Marco Colle, non vinceva addirittura da 8 turni. E poi il rigore contestato del Lamezia con Corabi, stamattina il tecnico del Real Agro Aversa mi ha detto sinceramente c'era una squadra che non doveva vincere, era il Lamezia Terme, un gol, un rigore contestato, ma noi abbiamo fatto un'altra grande prova e usciamo rafforzati da questa sconfitta. Procedendo poi con la vittoria della banda di Mimmo Maggio al Franco Scoglio di Messina con un gol alla fine del primo tempo, un Santa Maria del Cilento che si attesta nei quartieri nobili della graduatoria, seconda vittoria esterna consecutiva, quinta consecutiva stagionale imbattuta in casa. E poi come vedete Giarre rende 1-1, un Infantino ancora una volta che non riesce a staccare il pass della vittoria, mi ha detto stamattina Fabio, sinceramente abbiamo subito un solo tiro in porta e c'è rammarico, attendiamo dicembre perché questa squadra ha bisogno di calciatori che sudino per la maglia, sia che si debba giocare per vincere il campionato, sia che ci si debba salvare, quindi sicuramente ci sarà un altro tsunami di arrivo e partenza di calciatori. E poi come vedete splendida la prova del Paternò che riesce con Rizzo a vincere in quel di Portici 1-0, una vittoria prestigiosa per il Paternò che mancava sicuramente da 5 turni. E pensate un po', il Paternò in esterno è una squadra che ancora non ha perso, 3 vittorie e 3 pareggi. Ho lasciato per ultimo le due partite interessanti, come quella di San Luca, dove la formazione, ormai orfana di Ignoffo, incontrava il Città di Sant'Agata. Lo scorso anno è iniziata lì la stagione di Mimmo Giampà con una sconfitta 2-1. E così è successo anche in questa occasione, nonostante lo splendido gol, come avete visto, di Faella, la formazione di casa è riuscita a risalire. E con un rigore di Carbone e il gol di Crucitti, vittoria preziosa per i calabresi. Pensate un po', tornano a vincere dopo 9 turni ed è la 3ª vittoria interna stagionale. Stamattina sinceramente non ho sentito l'entourage della Città di Sant'Agata, ma sicuramente è uno stop, possiamo dire, inaspettato, perché si poteva cavalcare l'onda, tra le altre cose, 3 vittorie in esterno in questa stagione per il Città di Sant'Agata, quindi la situazione del San Luca non era delle migliori. Purtroppo non è arrivata questa vittoria e settimana prossima ci sarà uno scontro da non perdere con la vice capolista di questo campionato. Vice capolista perché la capolista era la Gelvison alla fine di questa giornata e tale è rimasta. E qui entra in scena il discorso che vi facevo in sede di presentazione, ovvero la tua ex squadra ti dà e ti toglie, perché l'allenatore della Cavese, Pino Ferazzoli, lo scorso anno era alla Gelvison. E con questa sconfitta, proprio stamattina, un messaggio da libro cuore, quando ho chiesto le dinamiche di questa gara, mi ha detto il mister Ferazzoli, Fabio, ti comunico che da qualche minuto sono stato sollevato dall'incarico. Quindi Pino Ferazzoli non è più il tecnico della Cavese, e sinceramente 8 punti di distacco per una squadra come la Cavese che doveva vincere il campionato sono tanti, al cospetto di una Gelvison che veramente sta facendo e sta strabiliando, perché continua ad inalellare vittorie, pensate un po', alla 4ª vittoria interna consecutiva, 6ª consecutiva, 2 soli gol subiti in casa, uno l'ha subito ieri come avete visto con la premiata ditta Uliano e Gagliardi, tra le altre cose ogni rubrica i suoi 2 numeri, ma l'ha detto Stampa che saluto affettuosamente Carmela Santi, mi ha detto domani sicuramente non possono essere disturbati, quindi dalla prossima settimana puoi interagire quanto vuoi. 2 calciatori importanti, avete visto il primo gol proprio con Uliano che appoggia per Gagliardi, è un gol prestigioso, l'abbiamo visto settimana scorsa a Gagliardi, un ottimo calciatore, e poi l'ha chiusa lui. Peccato perfino Ferazzoli che è una persona degnissima, ma naturalmente come sappiamo quando le cose non vanno è più semplice diciamo sollevare dall'incarico un allenatore invece di poter cambiare tutta la squadra, ma nulla è perso, anche se la formazione della Gelvison ormai fa sul serio. Si continuerà a giocare settimana prossima, ultimo weekend di novembre, vediamo che cosa il programma ci porterà in
In grafica, Acireale Portici, naturalmente due squadre che devono cercare di invertire il trend di questa settimana. Ci sarà il battesimo in un derby campano per la Cavese, che ancora non ha scelto, almeno fino a questo momento, il nuovo tecnico contro la formazione di Sannazzaro. Città di Sant'Agata, FC Lamezia Terme, la vice capolista ritorna a giocare in quel di Sant'Agata. È sicuramente un test importante per il Sant'Agata, che esce, diciamo, sconfitto dalla gara con il San Luca. Cittanova Gelbi sono certamente due squadre che sono in forma, e la formazione di Gaetano dovrà cercare di provare a fermare la capolista. FC Trapani San Luca, Paternò FC Messina, con i ragazzi di Torrisi che ritornano al Falcone e Borsellino. Il Licata va a Lorenzon di Rende per provare a dare continuità in trasferta. La prima partita l'ha vinta settimana scorsa. San Cataldese Biancavilla, uno scontro fra due squadre che non navigano in ottime in ottima posizione di classifica. E poi il Castrovilla arriva in terra cilentana contro la Polisportiva Santa Maria del Cilento. E invece altro match dedicato per il Troina, il secondo interno contro il Giar. Dicevamo, di Troina San Cataldese non abbiamo parlato, è finita 0-0 con poche emozioni all'interno di un match che sicuramente non è che abbia entusiasmato i presenti. Sicuramente settimana prossima avremo di che parlare, nella speranza di avere magari, chissà, qualche ospite o in studio, o magari qualche videochiamata con qualche esponente di spessore di questo campionato. Scendiamo di categoria e andiamo a parlare del campionato di eccellenza, girone B. È un girone B giunto all'undicesimo turno e che ha fatto gli straordinari in questo mercoledì appena trascorso, ma è ritornato in questa settimana, soprattutto tra sabato e domenica, a scendere in campo. Con 7 gare al via, in questa occasione, come vedete, riposava l'Igea 1946, un'Igea che era riuscita nel mercoledì inconsueto a sbancare il Bacigalupo di Taormina. Ma in questa occasione 4 vittorie interne, 3 vittorie esterne e 0 pareggi, con 23 gol fatti, 220 quelli totali. Una vittoria catanese, 3 vittorie siracusane, 2 vittorie messinesi ed una vittoria ragusana. E come vediamo, complice il turno di riposo dell'Igea, se andiamo a consultare la classifica, in vetta alla graduatoria ci sono le Aquile Ragusane, che sono riuscite nel big match di giornata contro il Carlentino ad avere ragione della formazione di Serafino con un gol nella ripresa di Belluso. Igea naturalmente momentaneamente sorpassata, e come vedete la Ionica ha fatto man bassa dell'Atletico Catania, riuscendo a vincere 5-0, una partita molto semplice. Risale il Città di Taormina, e il Città di Taormina che proprio con quello che è accaduto mercoledì al Bacigalupo, ovvero la vittoria dell'Igea con un rigore di Assenzio, ritorniamo allo stesso discorso. La tua ex squadra ti dà, la tua ex squadra ti toglie. Infatti il nuovo tecnico del Città di Taormina praticamente è Peppe Furnari, che già si è insediato. Un Peppe Furnari che sicuramente deve ringraziare l'Igea, che ha battuto il Città di Taormina, e quindi Eugenio Luvito è stato sollevato dall'incarico. Sicuramente il tecnico Peppe Furnari in un giorno e mezzo non aveva la bacchetta magica, però aveva un turno molto ma molto delicato in casa contro la Nebros. Il focus di questa settimana dell'eccellenza girone B è dedicato proprio alla formazione di Peppe Furnari, che è riuscita a vincere 3-1 contro la Nebros di Pippo Perdigucci. Urso cerca la soluzione interna, la intercetta Mattia Salvaqui, che alza lo sguardo, prova subito a lanciare le punte. Traviglia, tocco arretrato, lo scambio col compagno. Traviglia prova a entrare in aria, Sardo lo chiude, si ripartirà con un calcio d'angolo tiro dalla bandierina adesso per il Città di Taormina. Quintoni, palla tagliata sul primo palo, stacca Alessio Emanuele, e il Città di Taormina è già in vantaggio. Segna sempre Alessio Emanuele, quarto gol del suo campionato, tutti in apertura tranne quello della prima giornata, che ha deciso la sfida col Siracusa nei minuti di recupero. La dedica è tutta per Alessandro Fragapane. Rimessa laterale per la Nebros, Gerdi controlla e la affida a Anthony Genovese. Uno sguardo dentro, c'è Traviglia, e sbuca alle spalle la difesa, Cirnigliaro. Sul primo palo, attento il portiere del Città di Taormina, Pequintoni, può alzare la testa, cambia tutto verso Salvostrano, che entra in aria, si può coordinare Salvostrano, ma manca il pallone, è mancato l'ultimo passo al 10 torminese.
rimpallo adesso, favorisce però Alessio Emanuele, il cui rilancio si trasforma per un assist in un assist per Orazio Urso, che punta l'uomo, la mette dentro, il tocco di Abate, ma con un braccio. Gol annullato ovviamente, cartellino giallo anche per Simone Abate. Salvo strano di testa verso Urso, che punta Giaimo, prova a guadagnare il fondo, salta Giaimo Urso, la palla dentro col bancino, Fama prova a intervenire sul primo palo, ma alza la mira, palla alta. Sardo allarga verso Peppe Amante, lancia in profondità, non ci arriva Charlie Fama, spazza Tricamo, ma ancora Fama di testa verso Abate, palla schiacciata ed è 2-0. Soluzione stilisticamente non perfetta, ma efficace. Simone Abate finalmente si sblocca alla quarta presenza con la maglia del Città di Taormina. Trova il primo gol. Calcio d'angolo c'è adesso Orazio Urso. Tanti tiri dalla bandierina in questo primo tempo. Abbiamo contato una dozzina. Urso sul secondo palo, Peppe Amante. Ed è 3-0 del Città di Taormina. Al debutto in campionato Peppe Amante, sfortunatissimo in questa prima parte di stagione con il lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo da gioco dopo l'esordio stagionale in Coppa con la Ionica. Timbra subito il cartellino e l'abbraccio con Peppe Furnari. Cerdi il rimpallo, c'è un tocco di mano ed è calcio di rigore. C'era anche fuorigioco. Un cambio idea l'arbitro, dal dischetto c'è Santiago Cerdi. Va col destro, spiazza Cirnigliaro. 3-1 al 33esimo, la partita è riaperta. Ha trovato i tre gol di vantaggio dopo appena 25 minuti il Città di Taormina. Conclusione perfetta di Santiago Certi per il 3-1. Rimessa di Ginago verso Fama, che guadagna il fondo. Palla dentro, lo Monaco si rifugia in calcio d'angolo. La bandierina, ancora Orazio Urso. Palla sempre sul secondo palo, dove c'è sempre Peppe Amante. Stavolta il colpo di testa diventa un assist per Fama. Il palleggio, la rovesciata. Lo Monaco in due tempi, la fa sua. Abate. Subisce fallo da Mattia Salvaqui. La batte veloce Petrullo per Fama, messo giù da Lo Monaco. Fuori gioco. Battuta a sorpresa di Tommaso Petrullo, era in fuori gioco però Charlie Fama. Lancia in profondità verso Giaimo. Prova a sfidare Alessio Emanuele, rientra sul mancino Giaimo, bella palla dentro, Traviglia, spreca tutto, colpo di testa al lato, rischiato di accorciare le distanze, la Nebros proprio sul finire. Antonio Arena, buono l'impatto sul match di Antonio Arena, la palla dentro che sbuca verso Genovese, è ancora Cirnigliaro a dire di no ad Antonio Genovese, il rilancio in profondità. Scappa Santino Biondo che la tiene in campo con uno sforzo, punta l'avversario, Biondo entra in aria, va col destro, la blocca Lo Monaco. Ora Abate, tiene botta, subisce fallo, ma non c'è più tempo, finisce qui dopo sei lunghissimi minuti di recupero. Città di Taormina che torna alla vittoria, ed è una vittoria per Alessandro Fragapane. È una vittoria per Alessandro Fragapane perché oltre il danno alla beffa possiamo dire, se mercoledì c'è stata la sconfitta in casa, c'è stata la perdita di questo calciatore che ha avuto un brutto infortunio. Naturalmente speriamo che si possa riprendere quanto prima, in bocca al lupo all'ex giocatore anche del Città di Sant'Agata. Quindi è successo tutto in questi tre giorni e la formazione di Peppe Furnari si è subito vista alla grande, nel giro di mezz'ora ha messo sotto la formazione della Nebros. A fine match, soprattutto in serata, ho chiamato Peppe Furnari e mi ha detto sicuramente avevamo di fronte una squadra molto ma molto complicata, parecchi calciatori lo scorso anno ce li avevo io all'IGEA e quindi sapevo di un match molto ma molto delicato, ma i ragazzi sicuramente hanno voluto cambiare il trend di questo ultimo periodo. Infatti come vediamo dai numeri la formazione non vinceva da 4 turni ed è la seconda vittoria in casa, vittoria importante che servirà da buon viatico per la risalita in questo campionato.
risultato. Pippo Verdigucci invece mi ha detto non è semplice, anche se nella ripresa siamo riusciti a rientrare nel match, ci è mancato forse lo squillo per provare a rientrare sul 3-2, magari chissà, qualcosa poteva succedere, ma con le assenze di Sciotto e di Russo, solo Trigamo in campo, Fioretti partito dalla panchina, sicuramente una gara proibitiva, ma ciò non toglie che la formazione della Nebros si potrà riscattare già mercoledì, perché non ha giocato scorsa settimana per le problematiche del maltempo, il Palazzolo non è riuscito ad arrivare agli HD Pirani, quindi ci sarà la possibilità per la formazione di Perdigucci mercoledì di ritornare in campo e ritornare il feeling con la vittoria. Feeling con la vittoria, come se riusciamo a ritornare sui risultati, ha avuto il Palazzolo che è riuscito a sbancare il campo della Cicatena, addirittura 3-0, Vittorio Iemma mi ha detto, lo avevo detto, due calciatori, Diallo e Sacò, sono quelli che possono crearci dei problemi e noi come dei polli, proprio testuali parole, siamo riusciti a fargli avere due o tre occasioni e ci hanno puniti, vittoria strameritata dei ragazzi di Matarazzo. Per chiudere il discorso su questa giornata, vittoria prestigiosa sabato della formazione di Marco Coppa contro il Santa Croce, 1-0, una Leonzio che grazie a un gol di Reale riesce a inanellare una vittoria importante, la Leonzio che sicuramente arriverà domenica a Lenzo Vasi. E poi come vedete il Real Siracusa di Danilo Gallo riesce a infilzare un pokerissimo alla città di Via Grande con un Miraglia in grande spolvero, la formazione di Gallo alla terza vittoria interna su sei gare e riesce a tornare alla vittoria dopo sei gare. E dulcis in fundo, il Città di Siracusa con la cura Peppe Mascara non perde una gara, settimo risultato utile consecutivo e quarta vittoria, un gol per tempo, stavolta Giordano e Ricca chiudono praticamente la pratica e vedete la formazione del Città di Siracusa con 15 punti si attesta subito dietro le grandi squadre. Mercoledì ci saranno altre tre gare da recuperare, ovvero Igea 1946 contro la Leonzio, Ionica Città di Taormina, un derby sicuramente da non perdere, e come dicevamo Nebros Palazzolo, quindi a chiudere il quadro delle gare che si devono recuperare nella speranza che il tempo sia clemente. Domenica prossima, giorno 28, e arriva la grafica della 12ª giornata, la Ionica riposerà perché, come sapete, l'AC Sant'Antonio ormai ha chiuso i battenti ed ecco il programma. Carnetini Atletico di Catania sembra una formalità, Città di Siracusa a Cicatena, naturalmente l'una per continuare e l'altra per invertire il trend. Scontro fra due città, Via Grande e Taormina, naturalmente con la formazione di Furnari che deve continuare il momento magico. Test poco proibitivo sulla carta per Igea in casa con la Virtus Ispica e come dicevamo la formazione di Coppa farà visita alla Nebros di Pippo Perdicuggi. Real Siracusa Palazzolo allo Scrofani Sallusto e dulcis in fundo la capolista Ragusa che rimarrà in terra ragusana e naturalmente sarà di scena contro il Santa Croce, un Santa Croce che ha la quarta sconfitta esterna su sei, soprattutto non ha mai vinto fuori, la formazione di Lucenti è un po' in ritardo. Seconda parte della tribuna sportiva del 22 di novembre, penultimo appuntamento con il mese di novembre, dopo la Serie D e l'Eccellenza Girone B, sbarchiamo nel campionato di Eccellenza Girone A, lo ripeto ancora una volta, un campionato stratosferico, pensate un po', nel giro di tre punti ci sono sei squadre, dopo che si sono materializzati questi risultati, ovvero 4 vittorie interne, 2 vittorie esterne e 2 pareggi con 18 gol fatti, 171 quelli totali e non è stata una settimana particolarmente felice per le squadre trapanesi, mentre 3 vittorie palermitane, 2 vittorie agrigentine ed 1 vittoria nissera. Come vedete dalla grafica, all'Esseneto c'era il match di giornata più interessante, anche se sono tanti i match interessanti in questo campionato, ovvero il Caricantì a 23 punti, l'Agragas a punti 20, hanno vinto i ragazzi di Anastasi e quindi sono a braccetto in vetta alla graduatoria. È una poltrona per 3 perché anche la Nissa gioca contro il Castellammare e riesce con Ilario a siglare un gol prezioso e a vincere e soprattutto a portarsi, come vedete, insieme alle due formazioni agrigentine. Ma subito dietro, se perde la formazione della Mazzarese contro la Parmonval 2-1, riescono a vincerla Don Carlo Misilmeri in un altro match entusiasmante contro l'Enna al Gaeta e finisce 2-1, mentre il Marineo, dopo la sconfitta della settimana scorsa, batte il Castel Termini 2-1 e si pone a 20 punti. A 17 c'è lo Sciacca che non va oltre l'1-1 in casa con il
CUS Palermo, Brodino per la formazione di Giancarlo Ferrara, che si trova in una situazione un po' allarmante. Tra le altre gare di giornata rimane Dolce Onorio Monreale 1-1, che non serve a nessuna delle due squadre perché sono relegate nel quartieri meno nobili della graduatoria le due formazioni, il Monreale con 8 punti come vedete e il Dolce Onorio con 3 punti. Tra le altre cose Lenna, che deve recuperare due gare, mercoledì ci aveva provato a giocare contro il Monreale, ma purtroppo alla Gaeta di Enna in questo periodo la nebbia è di casa e per la seconda volta consecutiva il match si è stoppato. Dicevamo una giornata importante all'Esseneto, sicuramente due squadre che lotteranno per vincere il campionato. Naturalmente il focus di questa settimana riguardo a questo campionato è proprio questo, fra Agragas e Canicattì. Si torna a respirare il clima delle grandi occasioni anche all'Esseneto di Agrigento, quando possiamo passare, grazie all'immagine a cura di Salvatore Gia, al film di questa sfida. Batte il primo colpo l'Agragas all'ottavo con Prestia, che raccoglie il pallone ai 18 metri, scaglia il mancino, colpisce la base del legno alla sinistra di Aruscia, risposta del Catti al quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto corto, prova a liberarsi al tiro l'ex Giarre e Paternò, Santo Prividera senza sortire gli effetti sperati, ancora un'occasione per il Catti al 17esimo, Iezzi a sprintare sull'out mancino da posizione defilata, compagno ci mette il piedone rispondendo presente, minuto 26, calcio piazzato per l'Agragas, Prestia scalda i guantoni di Aruscia che in due tempi fa sua la sfera al 32esimo, sliding door di questa sfida, Raimondi alza un po' troppo il gomito e non lo fa al bar, lo fa bensì per sbracciare Lindholm, rosso diretto per lui commissionato dal fischietto di Cesena, Canicattì che dovrà proseguire la partita in 10 contro 11, due minuti più tardi dal calcio di punizione che ne consegue Piuga, impegna Aruscia, bravo a distendersi alla propria destra, segue il duplice fischio del direttore di gara, squadre negli spogliatoi sul parziale ad occhiali, Canicattì che dovrà disputare tutta la seconda frazione di gioco in 10 contro 11, mostrato all'Esseneto anche uno striscione polemico dai tifosi racinari, quando col nostro montaggio possiamo passare al film della ripresa, Agragas che prova a sfruttare la superiorità numerica ma si fa vedere per lo più dalle parti di Aruscia dagli sviluppi di calci piazzati, qui ci prova Piuga, attento ancora una volta l'estremo difensore racinaro ad alzare in corner, minuto 65, cross dentro, si avventa sulla sfera Gambino, appena entrato in campo, porta in vantaggio il gigante, la rete di Gambino, prova a correre i pari, mister Bonfatto, esce Iezzi dentro Matera, al 77esimo torna a rendersi pericoloso in avanti il Catti con questo destro di Garufo che scalda i guantoni di De Carlo, poi sul proseguo dell'azione riesce ad allergire la retroguardia locale, spizzata e pettinato, resta il pallone per Matera, il miracolo di De Carlo, salva l'Agragas da due passi, Matera colpisce a botta sicura ma trova i riflessi provvidenziali dell'ex Marina di Ragusa, secondo cambio con Tedesco e lascia spazio a Cantavenera al primo dei 5 minuti di recupero accordati al direttore gara, ancora da corner, tacco di Maiorano per Tunis che raddoppia e chiude i giochi in favore del gigante, 2-0 all'Esseneto, l'Agragas così agguanterebbe la vetta della classifica in coabitazione con la Nissa e con il Canicattì, ultima occasione per i racinari con Pettinato che fa la punta giunta ma non riesce a inquadrare il bersaglio grosso, segue solo il triplice fischio del direttore di gara, game over all'Esseneto, Agragas si impone su un Canicattì che non esce ridimensionato da questa sfida in inferiorità numerica, ha ragione la compagine agrigentina grazie alle marcature di Gambino e Tunis, comunque soddisfatti i tifosi biancorossi che accolgono con cori festanti i propri beniamini, un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito, alla prossima! Minuto 60 della gara dell'Esseneto, entra in campo Peppe Gambino, miglior attaccante della scorsa stagione, così è stato detto dagli addetti ai lavori. Sei minuti più tardi arriva il gol che spezza il match, il 200esimo in carriera, e stamattina Peppe Gambino era molto ma molto raggiante perché è un traguardo importantissimo in un giorno che dà 3 punti preziosi alla propria formazione e il raggiungimento della vetta, anche se in coabitazione sia con i racinari e
sia con la formazione di Bognani, la formazione della Nissa. Sicuramente, come avete visto, quella sciocchezza di Raimondi ha spianato la strada all'Acragas, anche se Lillo Bonfatto, il tecnico della formazione del Canichetti, mi ha detto: usciamo rafforzati da questa sconfitta, perché anche in 10 siamo riusciti a tenere testa. E avete visto la prodezza sul tiro di Matera, tutto poteva succedere. Poi il secondo gol è arrivato proprio sul finale. Naturalmente nulla preclude alla formazione del Canicattì di ritornare ad essere protagonista, perché, come abbiamo detto e lo ribadiamo, sicuramente sarà l'ultima giornata che deciderà chi naturalmente opererà lo sbarco nel campionato superiore. Sicuramente la cosa che è certa è che settimana prossima si ritornerà in campo e il programma sicuramente è molto ghiotto, e infatti, come vedete, i racinari ritornano in casa e giocheranno contro l'Enna, un'Enna ferita dalla sconfitta in casa con la Don Carlo Misil Meri. Castellammare Oratorio Marineo è un'altra gara da non perdere. Nelle retrovie c'è Castel Termini Dolci Onori, e quindi sarà importante per una delle due vincere, perché il pari non serve a nessuno. La Nissa va a far visita alla squadra di Giancarlo Ferrara, e quindi sarà un test importante. Interessante anche Don Carlo Misil Meri Unitas Sciacca, perché la formazione di Geraldi è avvinghiata a quota 17 proprio dietro le sei sorelle. E pensate un po', la Mazzarese, che ha perso contro la Parvonval, riceve la capolista Agragas, e quindi sarà un altro scontro da non perdere. Monreale Mazzara, con il Mazzara di Dino Marino che ha perso in questa settimana, e certamente vorrà rifarsi. E poi la Pro Favara proverà contro la Parmonval a dar seguito alla vittoria importante di questa settimana 2-0 proprio contro la formazione di Dino Marino. Ne riparleremo di questo campionato, perché, come dicevamo, se quello di eccellenza Girone B ci prende da vicino, anche questo è molto interessante e ci sarà veramente da divertirsi. Ci siamo divertiti anche nel campionato di promozione, infatti scendiamo di categoria, un campionato di promozione, Girone B, giunto al turno numero 9, è successo tanto. L'unica cosa che purtroppo è certa è che intanto la capolista, ovvero la Promende, purtroppo ancora una volta non è scesa in campo, perché proprio nel pomeriggio ho sentito mister Cataldi e mi ha detto che ancora devono essere fatti i tamponi per capire se la situazione sta rientrando. Ma domenica la formazione non è scesa in campo a Santa Teresa Rita contro la formazione del Valdinese, quindi speriamo che la situazione rientri, soprattutto per un problema di salute. Come ho detto settimana scorsa, per il resto il calcio può attendere. Intanto, cosa è successo in questa settimana? 3 vittorie interne, 3 vittorie esterne e 0 pareggi, quindi con 25 gol fatti il totale sale a 180. E in questa settimana, con la gara rinviata fra Valdinisi e Promende, ritornava in casa la formazione del Rocca Acque Dolcese, e come avete visto un testa a coda contro la Stefanese. È stata la giornata di Calabrese, che è stato autore di un pokerissimo 5 gol al malcapitato entourage stefanese, con la formazione di Palmeri che dopo 3 0-0 consecutivi è riuscita di nuovo a ritornare ad avere il feeling con la vittoria. Vince anche il Milazzo di Misura contro l'Atletico Messina con un gol di Calcagno alla fine del primo tempo, e sotto Milazzo Atletico Messina, come vedete, il Pro Falcone batte nel derby giallorosso la formazione del Sinagra 3-1, la formazione di Bitto addirittura 5 su 5 in casa, primo gol subito al comunale, sesto risultato utile. Sicuramente la formazione falconese rappresenta la nota lieta di questo campionato. Nei due anticipi del sabato c'è stata la sconfitta interna del Gescal contro la Castelluccese, una Castelluccese con la premiata ditta Rinaldi e Salerno che sono riusciti a recuperare un match che non si era messo nel modo migliore, addirittura 2-0 per la formazione castelluccese, poi 3-2 per il Gescal. E poi la Messana che riesce ad inanellare la prima vittoria esterna stagionale proprio contro il Gioiosa. L'ultima gara da prendere in considerazione, quella che si è disputata ieri a Torrenova, dove la formazione di Nardi ha conosciuto la prima sconfitta interna contro una Rediviva Sant'Angiolese che nel primo tempo è andata sotto al gol di Genovese, poi la premiata ditta Spinella e Tranchida, un gol per il primo e due gol per il secondo, sono riusciti a portare 3 punti preziosi e la prima vittoria esterna in questo campionato. Io sabato ero presente agli HD Piraino, Gioiosa Messana, il focus di questa settimana è dedicato alle due squadre, quella di Lucà e di Catalfamo.
La Messana sbanca Lenzo Vasi di HD Piraino e conquista la prima vittoria esterna della stagione, complice una prova in colore della compagine di Catalfamo, senza idee e mai partita nell'arco dei 90 minuti di gioco. Il match si sblocca dopo il quarto giro d'orologio. Iovine sull'out di destra, pennella in aria per Russo, che incredibilmente indisturbato trafigge Caserta. Lo svantaggio non scrolla i Granata, infatti ancora Russo prova ad impensierire l'estremo di casa, ma la palla si perde fuori dallo specchio. Porta che non viene centrata nemmeno dalla parte opposta da Siracusano al 13°, con palla che si perde sul fondo. La gara non vive di grosse emozioni, bisogna attendere il minuto 39 per assistere alla conclusione di Costa su palla inattiva, ma attesa vana perché l'ex Sant'Agata non inquadra lo specchio della porta. Ancora Costa, prima del fischio della prima frazione, prova a sfruttare un errore in disimpegno, serve Silvestri, ma ancora una volta la conclusione è da dimenticare. La ripresa si apre come l'avvio della prima frazione, ovvero primo affondo messinese e palla in rete. Parte da destra la sfera che attraversa l'aria e sulla corsia opposta l'esterno Romeo gonfia la rete suggellando un'ottima prestazione. A questo punto ci si attende la reazione dei padroni di casa, ma i ragazzi di Catalfamo, nonostante i cambi dalla panchina, non riescono a rientrare nel match. Al 64° ci prova Silvestri, ma ancora una volta senza fortuna. Sale il nervosismo e al minuto 70 fioccano i cartellini gialli, ma le due squadre rimangono con gli stessi effettivi. Cardia in campo da poco prova a mettere in ghiaccio il match, ma alla fine di un'azione corale non riesce a centrare il bersaglio. Identico scenario per Crescibene al minuto 88, con Lima che agevolmente abbranca la sfera. Le residue speranze gioiosane si spengono nell'extra time quando Siracusano, su palla inattiva, chiama in causa l'estremo messinese che risponde presente. Al triplice fischio finale i ragazzi di Lucà ricevono i giusti applausi dai propri sostenitori per la prima affermazione in trasferta e il 12° punto in classifica, di buon auspicio in vista della partitissima di sabato contro il Rocca Acque Dolcese. Amarezza nell'entourage gioiosano per una giornata completamente sottotono che certamente non inficia quanto di buono fatto in questo segmento di campionato. Sotto col lavoro, settimana prossima, trasferta insidiosa nella tana dell'Atletico Messina. Trasfesta insidiosa sì, ma un Despar Stadium che praticamente vedrà le due squadre che si sono che hanno giocato, ovvero la Messana e l'Atletico Messina, giocare contro le due squadre che abbiamo visto, ovvero Rocca e Gioiosa. Sicuramente, come abbiamo detto, tornando al match del Lenzo Vasi, anche Catalfamo mi ha detto, non siamo scesi in campo per nulla, una giornata storta, e quindi chapeau alla Messana, una Messana che avevo parlato nelle scorse settimane con il mister Luca e mi aveva detto ci manca solo un attaccante perché negli altri reparti siamo ben coperti, ed effettivamente un centrocampo con Peppe Costa e Brancati, che sono elementi di spessore per questo campionato, gli esterni come Iovine e il giovane Russo, l'autore del gol, sicuramente è una squadra che sta facendo bene, poi con i due centrali molto granitici, quindi manca qualche punto alla Messana, ma sicuramente ci vuole qualcuno che la butti dentro perché è fondamentale. Riguardo le altre gare, come dicevamo, tornando al discorso della Sant'Angiolese, il mister Ioppolo raggiante stamattina mi ha detto praticamente merito di tutto l'entourage, perché nei momenti così difficili la società ha fatto quadrato e siamo stati tutti uniti e stiamo provando a uscire da questo impasse, e come settimana scorsa abbiamo pubblicato sulla nostra pagina, certamente l'arrivo di Saggio e il rientro di Fantino e alcuni calciatori che stanno prendendo condizione hanno sicuramente beneficiato a questa formazione. Per quanto riguarda la Torre Novese, ieri sera ho parlato con mister Scaffidi, con il direttore Scaffidi, e mi ha detto non c'è nulla da dire, abbiamo perso meritatamente, gli ha fatto ego nella giornata di stamattina anche il tecnico Ciccio Nardi, che sicuramente deve lavorare tantissimo, perché se ritorniamo sulla graduatoria la Torre Novese ha 12 punti, deve recuperare una gara sì, ma naturalmente diventa sempre più complicato. Scopriremo già
uscirà tra non molto, domenica prossima, dove giocherà la Torrenovese, ma anche le altre squadre, se arriva la grafica. Intanto, come dicevamo, Atletico Messina gioiosa con la formazione di Naccari e quella di Catalfamo, che proveranno a non perdere nemmeno in questa settimana. Una Torrenovese che andrà a Castel di Lucio e contro una squadra, quella di Salerno, che proviene da due vittorie consecutive e quindi sarà un test importante. Rocca Acquedolcese Messana, come dicevamo, è probabilmente Promende Pro Falcone, è un appuntamento ghiotto nella speranza che i ragazzi di Cataldi possano ritornare in campo. A Brolo arriva la Valdinisi contro la Sant'Angiolese, mentre il Milazzo di Peppe Nastasi in battuta sarà di scena al Barone San Leo sabato a Sinagra. E Dulcis in fondo, Stefanese e Gescal, sicuramente due squadre che non stanno attraversando un ottimo momento, specie la Stefanese, una sola vittoria con la Sant'Angiolese, e la Gescal che nelle ultime settimane ha preso gol a Iosa. Quindi sarà un turno molto ma molto interessante e scopriremo cosa succederà proprio nell'ultimo, penultimo giorno del mese di novembre. Scendiamo ancora di categoria, la prima categoria, girone D, tutta Nebroidea, che ormai sembra che abbia un padrone, anche se ancora è presto. Intanto 4 vittorie interne, non si è vinto in trasferta e 2 pareggi, 14 gol, il totale sale a 117. Dicevamo un padrone, il padrone ha un nome, ovvero Città di Mistretta, che inanella un'altra vittoria e, come vedete, ha più 7 sulla nuova rinascita. In questa settimana ha osservato il turno di riposo e poi dietro, come vedete, il San Fratello e il Città di Galati la formazione frenano nello scontro che hanno disputato ieri al Ducezio, mentre risale la Nasitana, che riesce con un gol di Vito Pratico a piegare il Furnari. Risale anche il Longi, una squadra che ha in squadra calciatori di spessore, fra tutti Protopapa, che era a Sinagra fino a qualche settimana fa, e riesce a battere la Pro Orlandina, che si trova in una situazione abbastanza difficoltosa, a 7 punti. Risale la China e prende ossigeno la Futura, che batte il Tortorici 2-1 in rimonta, mentre, come vedete, la Sfarandina, la Lontina hanno 9 punti, la Sfarandina che è riuscita a pareggiare 0-0, l'unico 0-0 di giornata, contro il Rosmarino, ed il Furnari che rimane relegato, vinto di misura, come abbiamo detto, contro il Furnari. Naturalmente in qualche occasione riusciamo ad avere qualche immagine, e naturalmente c'era un match da non perdere al Ducezio Parafioriti di Galati, fra il Città di Galati e il San Fratello. Ecco che cosa è successo all'interno dei 90 minuti. Un punto a testa tra Città di Galati e San Fratello, che nell'attesa sfida del Ducezio Nello Parafioriti non vanno oltre il risultato di parità, confermandosi entrambe in terza posizione con 14 punti. Un 1-1 che alla fine può accontentare le due formazioni che hanno dato vita ad una gara di categoria superiore. Davanti ad una splendida cornice di pubblico ci provano subito i padroni di casa. Prima è Francesco Parafioriti che, su calcio piazzato dal limite, costringe Bellitto a rifugiarsi in angolo. Poi Eric Campisi dal fondo mette in mezzo per Frisenda, che da due passi però cicca clamorosamente. Quindi Tommaso Truglio al volo col mancino, chiama il portiere alla parata. Ancora Eric Campisi poco dopo, pennella in aria per Frisenda, anticipato in extremis da Bellitto, e infine Eric Campisi dagli sviluppi di angolo calcia a rete, trovando la respinta della difesa neroverde. Ma al primo affondo è il San Fratello a passare, quando Santoro al minuto 41 raccoglie il perfetto cross dalla sinistra di Ferrara e di testa anticipa tutti, portando in vantaggio i suoi. 1-0 per la squadra di Antonio Reale, brava a colpire al momento giusto con Santoro, che firma così il suo secondo centro in campionato. Nella ripresa, dopo un tentativo dei locali con il solito Eric Campisi che serve in aria Frisenda, che non arriva alla deviazione per centimetri, il San Fratello spinge alla ricerca del raddoppio, costruendo alcune situazioni importanti. Qualcuna purtroppo per un problema tecnico non riusciamo a mostrarvela, ma i neroverdi insistono comunque. Al 73esimo Marino da pochi passi sciupa l'occasione, calciando tra le mani di De Francesco, e sempre Marino 4 minuti dopo, lanciato da Cortese, viene anticipato dall'uscita dell'estremo di casa. Poi nel finale il Città di Galati spinge alla ricerca del pareggio e, dopo il colpo di testa di Davide Vicario, che manda sul fondo il cross di Francesco Parafioriti, l'11 di Giuseppe Rivetti acciuffa il pareggio al minuto 86, quando il signor Ferrara di Palermo giudica falloso l'intervento in aria di Cracò su Frisenda e senza esitazioni indica il dischetto. Dagli 11 metri Francesco Parafioriti è una sentenza, e col destro spiazza Bellitto, facendo così Città di Galati
Galati 1, San Fratello 1. I locali ci credono e nel finale tentano il tutto per tutto, ma la punizione di Giuseppe Parrafioriti al 93esimo non sortisce l'effetto sperato. Per il Città di Galati è il primo pari casalingo dopo 3 vittorie di fila al Ducezio, mentre il San Fratello, che non vince in esterna dalla 3ª giornata di campionato a Furnari, è il secondo pari fuori casa. Nel post match abbiamo ascoltato le impressioni di Francesco Parrafioriti. Loro sono una bella squadra e hanno giocato bene, ci hanno messo un po' in difficoltà perché siamo andati in svantaggio, però poi ci siamo ripresi. Abbiamo lottato e abbiamo dato il massimo, uniti e compatti possiamo dare ancora di più, l'importante è fare sempre bene. Ci sono state 2 assenze molto importanti, però alla fine abbiamo compensato alle assenze e siamo stati anche bravi in questo. Miglioriamo ogni allenamento, ogni partita e l'unione fa la forza. L'unione fa la forza, Francesco Parrafioriti che è riuscito a riprendere il San Fratello, 2 squadre che sicuramente sono destinate a lottare fino alla fine, con un Città di Mistretta che non perde un colpo. Doppietta per Peppe Marcini, l'ho sentito ieri sera e mi ha detto: abbiamo una squadra completa in tutti i reparti, con gli under che stanno facendo la differenza, e anche il reparto avanzato si sta ben comportando con il sottoscritto e con Arcuri, ma soprattutto io che ho giocato a Barcellona sono arrivato qui a Mistretta ed è una città che merita il salto di categoria e lotteremo tutti per un unico obiettivo. E quindi chapeau a Marcini che continua a segnare indipendentemente dalla categoria e dalla maglia che indossa. Settimana prossima si ritorna in campo con la formazione della Sfarandina che osserverà il turno di riposo. La Nasitana di Peppino Magistro farà visita alla formazione della Luntina, Furnari Città di Galati, e quindi Parrafioriti e compagni andranno a testare la situazione della formazione di Bonanno, la Pro Orlandina con la Futura in casa in un derby a un tiro di schioppo, il Città di Mistretta farà visita alla Rosmarino, torna in casa il San Fratello con il Longi, è un match interessante come abbiamo detto con la formazione di Peppino Lombardo che ha ottimi interpreti, quindi non sarà facile per Calabrese e compagni. E Dulcis in fondo, la nuova rinascita che ha osservato il turno di riposo, proverà a accorciare in classifica contro il Tortorici, che è la squadra che ancora non ha vinto un solo punto in classifica. Quindi match da non perdere, scopriremo il tutto settimana prossima. E questo è il quadro di questo penultimo weekend di novembre. Come avete visto dietro di me ci sono gli spalti, proveremo a ritornare alla normalità, non soltanto con il calcio di Serie A con i tifosi, ma proveremo noi, i nostri tifosi, probabilmente saranno gli ospiti che da qui a qualche settimana speriamo di averli con noi per disquisire il tutto e ciò che accade durante le gare del sabato e della domenica. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, grazie a tutti i tecnici, a Peppe Maniscalco e buonanotte, buon proseguimento con i nostri programmi.